Ciao a tutti, che ciao a tutti, benvenuti in questo nuovissimo episodio di What the fuck? Siamo io e lui? Vabbè, in questo nuovissimo episodio di Payday 2. Azzerò il centro commerciale, che è una di quelle che non c'erano nella beta. Volevo farvi vedere una cosa. Sì, ok, ho capito. Mi sono comprato un'arma nuova, che è la pistola. Mi sono preso una nuova pistola. No, non sti tizi qua. Poliziotti fuori, ma ti rendi conto? Ciao Oxon. Ciao Dallas. Dallas è quello con la maschera figa. Ok, posso appoggiarmi anch'io al muro? Sarebbe molto figo, lo sai? Voglio appoggiarmi al muro. Io salgo le scale, vado al piano di sopra. Tanto non ci sono telecamere. Ora, potremmo tentare di fare qualcosa di stealth. Però ci sono due. Ehi, ciao, vorrei comprare una Lamborghini. Com'è che si chiama? Falcugini, certo. Ehi, io vorrei comprarla, ti dispiace? No? Beh, allora te la rubo se permetti. No? No, sta per entrando. Cos'è che ha scritto in chat? What's fa-fa-fa-fap? Io continuo a premere F. No, non fa spaventare la gente. Ok, come non detto. Ops. Chi è che mi spara? Vabbè, ma quanti punti ci sono qua? Chi è che sta sparando? Chi è che spara? Ah, tu stai sparando. Allora, voi state qua seduti e vi leggo anche le manine perché avete fatto i bambini cattivi. Siete stati molto cattivi. Non si urla quando uno fa una rapina. Si sta zitti e si aspetta che io rubi tutto. Capito? Tu ferma dove sei! Vacca. Rompiamo un po' di vetrine. Giusto perché posso permettermelo. Giù per terra. Entriamo qua nel negozio della pera. Questo è il Pera Store, grandissimo Pera Store. Stai seduto, giuro che ti massacro. Mi frega un cacchio che devo pagare soldi in più. Scusa, ma io non devo prendere soldi, no, devo solo distruggere roba, però qua non posso distruggere molto. Ah, lì c'è un trapano, bene, bene, bene. Distruggiamo qua, ha già preso tutto? No. Prendiamo i gioielli, scusa. Ci sono altri gioielli? Eh sì, li lasciano qui, ma ti rendi conto? Che ladri che mi toccano, che livello sono questi? Cioè, almeno io ho giocato alla beta. Allora, quello è livello 8 e l'altro? Giù, 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 giù. Aspetta, ce n'è un altro? No, siamo in due. Non l'ho preso l'altro? No. Prendi, prendi. I money sono good, i money, i money. I voglio avere money, money, money. Nan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 a. Li porto vicino al trapano, che almeno siamo in vicinanza. Chi è che spara? Oh, tu spari. Ti piace? Venire sparato? Venire sparato, mamma mia. Ah no, ne avevo fatti tre. Allora, eravamo messi solo male. Oh shit. Ah, that was a headshot. Oh, chi è che spara? Vabbè, vado a posare i gioielli. Tieni. Sono tutti? No, ne manca uno. Mannaggia, Vrent. Ah, molti mi hanno detto, fai la serie con Vrent. Ragazzi, io ve l'ho detto più e più volte. Già facciamo fatica. Tu stai giù, stai giù. Già facciamo fatica a fare gli episodi di Fap the Beast. Figurati se dovessimo registrare anche questo. Oh, guarda questo, ma che cacchio è? Assassin's Creed 5? 10.000, figo. Guarda che... Vabbè, lo riparo io, ho capito. I believe I can fly.
Ok, quanto manca? 40 secondi. Ti vedo, eh? Cosa pensi che sia un fappone come Vrenta? Cade il tuo headshot, bitch! Oh, ma sei qui dentro, caffone! Che cacchio è? Ha avuto attacco epilettico, povero! 28 seconds. Mister Bubulo sta per entrare nella partita. Ok, Mister Bubulo. Come and get it. Come and get it. Nice. Civile ucciso. Non ho ammazzato nessun civile. Snipers. Figo. Dove sono? Non di qua. Riempire il borsone. Oh mamma mia. Beh, questo è un negozio di Lamborghini, vorrei vedere. Possiamo uscire da qui? Non è che ci dai una via d'uscita? Sarebbe anche il caso, se permetti. Ma dove sono tutti questi poliziotti? Ah, uno è là sotto. Ah no, quello è un civile. Oh, quello è un poliziotto. Oh sì che è un poliziotto. E io sparerò a caso. Solo tre munizioni, ma non... E stentano anche Spooky. Va bene, entrate tutti ora. Entrate quando il gioco è già fatto, praticamente. Dobbiamo solo riportarlo via. Motherfucker. Dai, quanto ci vuole? De zuzzerio, mamma mia. Oh, ma che cos'è? È una miseria. Uè. E tunze, tunze, dai, e dai. 96, 98, 99. No, non entra più. Perfetto, per questa serie tutto. No, ok. Qua, you died, bitch. Però prendo le munizioni. Ora andrò qui al secondo piano e farò un po' di danni, perché senza danni poi non ci lasciano andare via. Ti vedo. Ti ho visto. Ancora in piedi stai? Oh, devi morire. 2500, che cosa? Dobbiamo distruggere anche qua sotto, se non mi fosse resi conto. Ah, oh no, questa è una scala. E se io ti rompo le cose? Eh? Se io te le rompo? No, non posso romperti gel. Però ti rompo il monitor. Ah! Nice. Io ammazzo tutti qua. Sai quanto me ne frega. Ma succa di brutto. Devi solo succare. Dove sono gli snipers? Scusa. Uno è là sopra. Là ci sono i borsoni. Però dobbiamo fare danno. Sarebbe figo avere la motosega. Quarantacinquemila. È meglio che posso rompere qua. Scusa, i negozi sono finiti. Rompe la vetrina, non posso. Qua posso rompere la vetrina? Sì. Vabbè, no. Non posso rubare le scarpe. Ma magari a Brent piacciono. The fuck? Non c'è qualche roba da prendere, no? Non mi piace sta cosa. Aspetta l'elicottero. Mamma mia, che elicottero! LOL, 50.000 dollari buttati nel cestino? Beh, non proprio cestino, però capiamoci, non posso usare parolacce, è troppo parolone. Oh, no! Non vale però. Non vale, dovevi avvertirmi. Non vale, ora vi massacro tutte e due, così imparate. Chi è che spara? Chi è che spara? Nessuno che mi aiuta? Help, please! Detenzione, please, help. Sette. Vai, bene così, mi piace quando mi aiuti.
Ciao Surreal. Oddio. Ciao Bubulo. Mi sembrava un nome. No, ma non di nuovo. Ma sono tutti italiani. Lui per scrivere a me è stato messo in custodia per caso. Mi servirebbe un po' d'aiuto poi. Jimmy Bobo. Jimmy Bobo è stato arrestato. Spooky. Manca solo Spooky e siamo morti. O Spooky resiste. 30 second. 30 second, un paio di gioielli per stare in tema. 2, 1. Resisti, Spooky, resisti. Ah, 3 minuti. Ah. Just take time until we spawn. Ma che anche questo non sia italiano. Cosa non ho capito di prendi tempo? Attento, ce n'è uno dietro. Ma è un bot questo. Che cosa? What the fuck? Che cosa ha fatto? Ma che cosa? Ah no, è risuscitato Mr. Bubulo. Vai Bubulo. Vai Bubulo. Attento Bubulo da dietro. Ok Bubulo. Bene così Bubulo. Mister Bubulo. Perché c'è un tizio là che è dorato? Che cosa ha fatto di brutto per essere dorato? È doratoso? Oro Choc. Oh, è anche vicino all'elicottero. Quasi quasi andateci, scusa, che mi frega. No, ma scusa Bubulo, ma prendevi qualcosa almeno. Vai, vai, sali, sali. Spooky, veloce Spooky. Ok, bella. Mamma mia, Spooky Spooky, sento l'odore di marza scusi, che ne so, bottino 28, dammi almeno un po' di soldini, al pelo. Non posso parlare? Grazie per la partita. 18.000, bad die. Espo ottenuta, espo attuale, livello 6. Sono a livello 6. No, posso prendermi la pistola nuova. Ma l'ho appena comprata la pistola. No. Ma non puoi farmi questo. Oh, notare, Surreal Power, Surreal Power, Surreal Power. Jimmy Bobo. Jimmy Bobo. Mister Bubulo. Ah, Bubulo, non Bobulo. Ciao. Spooky, ciao. Ah, tutti italiani proprio della serie. Hey, you wanna fuck? Cioè, I don't know. Dammi il Joker. No, un'arma. Hai tenuto modifica dell'arma, calcio skeleton per la pistola mitragliatrice. I don't give a shit. No, ho preso il revolver Bronco 44. Cioè, per il revolver Bronco, ma io non lo so. E quindi, in attesa del server, esattamente. Ora vi faccio vedere un attimo le modifiche che ho fatto all'arma. Quindi, lasciamo la lobby. Allora. Tanto spendiamo un po' delle abilità. Allora, ci sono quattro livelli, cioè quattro rami: Mastermind, Enforcer, Tecnico e Spettro. Allora, Mastermind. Il Mastermind è un manipolatore con buona attitudine al comando che sa gestire ogni tipo di situazione. L'Enforcer è un malvivente violento, di solito assoldato dai gruppi criminali per svolgere lavori che nessun altro può fare. Ok, il tecnico invece è uno specialista nelle applicazioni pratiche della scienza criminale e adora tutto ciò che esplode. Interessante. Lo spettro, invece, torniamo seri, è un artista della circospezione, capace di compiere grandi furti senza usare la forza. Interessante, interessante. Cos'è sta cosa? Ha un amuleto fortunato. Un oggetto che assume durante un payday aumenta ulteriormente. Al jammer ECM, che cos'è? Ma non lo so. Quello che so è che per ora sto usando qua gli amici Fappers. E voglio aumentare qua al secondo livello. Allora, c'ho leadership che dice il rinculo delle pistole usate da te e dalla tua banda è ridotto. Poi c'ho apprendimento rapido, ottieni esperienza aggiuntiva al tempo delle giorni dei lavori. Questo potrebbe essere utile. Agente segreto, riduce il costo delle risorse nel menu descrizione del lavoro. Ah, vediamo. Ma mi è davvero utile fare questo? Mentre sei a terra, torni istantaneamente in vita, se elimini un nemico con una pistola, ci sono da fare. Vediamo, magari Enforcer è più utile. Ad esempio, le tue armi eliminano i nemici con maggiore efficacia. Subito dopo aver bisogno di un sacco di munizioni puoi sparare con la tua arma per diversi secondi, se i secondi diminuiscano. Ti muovi più velocemente quando trasporti i borsoni.
Ah, facchino, eh. Facchino. Puoi lanciare i bruscioni più lontano. Tecnico. Aggiunge mira a filo al tuo inventario. Impieghi meno tempo per passare dallo zoom quando usi i fucili d'assalto. E spettro. Aggiunge valore al bottino raccolto. Ah, quindi guadagni di più. Velocista. E se leggerassi prima. Velocità di don't care. Subisci meno danni. Vabbè, per ora usiamo. Aumenta la tua resistenza, vai. Non posso farlo più di nuovo. Vabbè, per il resto aspettiamo. Oppure lo mettiamo qua. No, facciamo tipo questo. Più esperienza. 23.000, ma va bene. Quanto cacchio mi ha tolto? Nell'inventario faccio vedere. Ok, la pistola Benetti. Bravo, bravo. Bernetti, o come cacchio si chiama. Oh, c'è un nuovo coso. No, meglio questo. Allora, secondo me mi sono comprato la cross kill. Valore 5700. Ma va, ma se ci ho messo il silenziatore. Ci ho messo il silenziatore che costa più della mia arma. Tipo costava 10.000. Spero non sia così anche nella realtà. Però come vedete è abbastanza più potente. Col silenziatore poi ho il rumore praticamente l'ho trimezzato. Quindi GG insomma. Quindi per questo episodio di Payday 2 è tutto. Vi ho anche spiegato un po' i quattro rami. Più avanti penso si potrà anche personalizzare il covo segreto. Quindi, vabbè, GG. Per questo episodio è tutto. Io vi saluto. Ciao, tutti.